Ragazzi belli, me l'avete chiesto davvero in tanti e oggi andiamo finalmente a capire quali possono essere le differenze importanti tra una scheda madre di fascia alta e una scheda madre di fascia bassa. Questa domanda scaturisce specialmente durante le dirette che faccio sul canale Viola. Il link è in descrizione se volete venire comunque a salutare, se volete venire a fare delle domande più nello specifico, mi trovate molto spesso lì. Ma prima di andare al vivo del video vi ricordo che c'è lo sponsor e dura 45 secondi. Se volete potete skipparlo, ma io, come sempre, vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi andiamo finalmente a parlare di un topic estremamente interessante, e cioè quali sono le differenze tra una scheda madre di fascia alta e una scheda madre di fascia bassa. C'è da dire che c'è una marea di confusione a riguardo e c'è da dire che per quanto io ne possa capire un minimo non sono il massimo esponente o il massimo esperto di questa materia, quindi io vi posso dare delle linee generali, non scenderò proprio nei dettagli, ma vi lascerò qualche canale in descrizione che possa poi darvi una mano a capire meglio i principi dell'elettronica, i principi dell'elettrotecnica e i principi dell'elettronica applicata comunque alle schede madri. Ma basta cincischiare e andiamo direttamente a vedere un po' di schede madri. Allora, come scheda madre ideale, una scheda madre di fascia alta, prenderò come esempio la mia X570 di MSI Prestige Creation. Perché la prima cosa che secondo me voi dovete andare a vedere in una scheda madre è la parte che riguarda il VRM. Il VRM è un acronimo inglese, sta per Voltage Regulator Module, e cioè modulo di regolazione dei voltaggi o modulo di regolazioni della tensione. La vostra scheda madre funziona con corrente elettrica. Molto molto semplice, fin qui lo sappiamo tutti. La corrente elettrica che viene dal vostro alimentatore non può entrare, termini molto semplicistici, non può entrare in maniera libera all'interno della vostra CPU. Voi rischiate di friggere tutto se fate entrare una corrente 12 volt all'interno di una CPU che ne supporta 1,5, proprio volendo essere generosi, e quindi c'è bisogno di un comparto composto da MOSFET, fasi di alimentazione e condensatori affinché questa corrente venga abbassata di voltaggio, venga trasformata. In pratica, adesso vi farò vedere un pochettino una scheda madre che secondo me non è proprio delle migliori per quanto riguarda proprio questo comparto, e poi andremo a vedere un attimo la mia, che secondo me è un ottimo esempio di come una scheda madre di fascia alta dovrebbe essere. Allora, eccoci qua e vi faccio vedere un pochettino una X570 MSI Gaming Edge Wi-Fi. Allora, come abbiamo detto, questi qui sono i MOSFET. In pratica, la corrente entra da qui, viene trasformata da 12 volt a 1, a una corrente variabile, diciamo, che può variare da 1 a 1.5 volt massimo in base a quello che richiede il processore per poter andare a una certa frequenza, viene poi ridistribuita tramite le fasi di alimentazione sia alla CPU sia ad altre parti della scheda madre. La cosa importante, poi questi qui sono i condensatori, questi sono i condensatori che praticamente bloccano la corrente elettrostatica e permettono il passaggio della corrente alternata e non della corrente continua. La cosa importante che voi dovete andare a vedere è che una scheda madre a questa fascia di prezzo, qui stiamo parlando di un chipset X570, ha un tot di fasi di alimentazione, che sono queste qui praticamente, e qui in questa zona qui, e queste fasi di alimentazione, specialmente i MOSFET, ragazzi, si riscaldano tanto, perché i MOSFET sono praticamente dei semiconduttori che funzionano come interruttori, cioè permettono alla corrente di passare come un interruttore. Quando la corrente passa, crea calore.
E se su una scheda madre di queste voi andate a mettere praticamente dei pezzettini di ferro, come questi qui, specialmente in questa zona, le fasi di alimentazione arrivano a toccare una temperatura davvero molto molto alta. Si parla addirittura su questo specifico modello di scheda madre, 92 gradi. 92 gradi con un processore a 12 core, diciamo che può andare? No, io non mi sentirei assolutamente sicuro a mettere un processore a 12 core su questo tipo di scheda madre. Vogliamo mettere un processore a 6 core? Va benissimo. Un processore a 8 core? Sì, basta che non si comincino a fare brutti scherzi con l'overclock, ma un processore a 12 core che comunque consuma molta più corrente, ha bisogno di molta più corrente di un processore a 6 core e 8 core, beh, non mi sentirei del tutto sicuro, ecco, nell'andare a posizionare quel tipo di CPU qua. Poi, una cosa sulla quale volevo soffermarmi è che pensate che più fasi di alimentazione ci sono, più la corrente viene distribuita in maniera pulita alla CPU e ad altre parti della scheda madre. Numeri del tutto ideali, poniamo voltaggio 10, per esempio, tensione 10, è tutto un numero ideale. Se viene divisa per 10 fasi di alimentazione, significa che alla CPU arriveranno 10 correnti diverse da un volt. Molto molto semplice. Se invece lo dividiamo per 8, ci sarà più di un volt per ogni fase di alimentazione. Se invece lo dividiamo per 16, ci sarà meno corrente. Quindi, diciamo, queste fasi di alimentazione non verranno sovraccaricate. Adesso che abbiamo capito un attimo questa cosa, una scheda madre di fascia alta, che è questa qui, cioè, vedete già la differenza che c'è. È una differenza enorme già a livello visivo. Vediamo che ci sono molte più fasi di alimentazione. I condensatori, bene o male, qui sono 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 6. Qui invece ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene o male il numero è quello. Ma basta vedere come le VRM vengono come la VRM viene dissipata. In pratica abbiamo sia un... sono dei veri e propri heatsink questi qui. Questi qui sono dei pezzi di metallo che fungono da proprio heatsink, cioè loro assorbono il calore generato da questa parte della scheda madre e lo dissipano nell'aria. Un'altra cosa importante, dato che questa è una scheda madre di fascia alta, questa è la top di gamma dell'MSI per quanto riguarda la fascia della content creation. Infatti qui, ragazzi, ci si può mettere tranquillamente un 16 core, io non ho problemi a metterci il mio 3950X qui. Abbiamo anche un heatsink che è collegato direttamente alla ventola del chipset, cioè questo heatsink assorbe il calore di questa zona che viene dissipato poi nell'aria grazie anche alla ventola del chipset, e quella ventola io per adesso non l'ho mai vista accendersi. Ciò significa che questo sistema di dissipazione funziona decisamente meglio. Un'altra differenza che vediamo è la presenza del doppio connettore a 8 pin. Qui abbiamo un connettore a 8 pin più 4, perché raga, su una scheda madre di questo tipo, che stiamo parlando di due schede madri in formato ATX, non c'è bisogno di così tanta corrente, a meno che voi non facciate un overclock spinto di una CPU, per esempio, a 16 core. Qui vediamo appunto 8 più 4, qui vediamo due connettori 8 più 8, perché come ho detto prima, un 16 core richiede molta più corrente, ma di solito ne basta semplicemente un solo connettore. Il secondo è solo, ecco, per non far mancare corrente, diciamo, a tutto il resto del processore, ma un solo connettore 8 pin va bene, basta che non facciate un overclock molto spinto. Dicevamo, essendoci molte più fasi d'alimentazione, la corrente arriva in maniera più pulita. Il processore, riceve corrente più pulita, quindi in teoria dovrebbe funzionare meglio, potrei avere un overclock più stabile, perché questo è il vantaggio di avere delle fasi di alimentazione buone, e il tutto non si riscalda così tanto. Queste qui però sono schede madre, questa qui è una scheda madre ATX, quindi con un formato normale. Questa qui invece, la mia, è una scheda madre extended ATX, quindi un po' più grande, perché appunto è una scheda madre che deve poi presentare altre caratteristiche importanti che andrò a farvi vedere dopo. Abbiamo poi una scheda madre mini ATX. Una scheda madre mini ATX è praticamente una scheda madre più piccola. Semplicemente, questa qui è quella che ho nel mio PC da streaming, e subito potete vedere come le fasi di alimentazione sono diverse, ce ne sono di meno. Ma in questo caso non è perché si tratti di una B550 e quindi è un chipset inferiore e quindi deve essere trattato peggio. È semplicemente perché una scheda madre di questo formato
dovrebbe alloggiare in un sistema decisamente più piccolo, un sistema che non ha una dissipazione casomai del calore della CPU tanto buona. E quindi perché andare a mettere un 16 core su questa scheda madre? Lo potete fare? Certo, quel 16 core riuscirà ad avere la corrente necessaria per poter boostare magari al suo boost clock? Può darsi, perché queste sono delle ottime fasi di alimentazione con dei buoni MOSFET, se non ricordo male, e che sono comunque dissipati molto bene, perché ragazzi, la scheda madre pesa tantissimo. Io questa qui l'ho tenuta in mano, se volete vedere, cioè, io molte volte faccio unboxing comunque in live, e questa qui l'ho unboxata in live, è molto molto pesante. Potete fare overclock a un processore a 16 core su questa scheda madre? Beh, lo sconsiglio decisamente, non perché possa esplodere qualcosa, assolutamente le parti elettroniche non esplodono, tranne in rarissimi casi, se si parla di alimentatori sovraccaricati o comunque condensatori a liquido che saltano. Semplicemente i MOSFET si dissaldano dal PCB, quindi a meno che non sappiate utilizzare un condensatore a stagno, beh, la vostra scheda madre è decisamente da buttare. Un'altra cosa da andare a considerare quando si tratta di schede madri è il chipset della scheda madre. Ad esempio, per quanto riguarda AMD, io ho scelto il chipset X570, che è il chipset top di gamma. C'è molta differenza col chipset B550, che è il chipset subito successivo? Beh no, effettivamente no, tranne forse per quanto riguarda la larghezza di banda con la PCI Express, le porte PCI Express, perché dal chipset dipende anche la larghezza di banda delle periferiche PCI Express con la CPU, quante CPU lanes si hanno, cioè quindi per, ad esempio sulla piattaforma Extreme di Intel ci sono più PCI lanes rispetto a una piattaforma consumer, quindi potete collegare più periferiche, più schede grafiche se avete una workstation in cui appunto mettere più schede grafiche, sfruttarle in 16x, quindi queste sono abbastanza importanti come cose. Ma per una piattaforma consumer, ad esempio una Z490 permette un overclock delle RAM migliore rispetto a un chipset di fascia più bassa. Questa cosa è stata aggiustata da Intel con la serie 11, nel senso si può overclockare la RAM anche con chipset più bassi, ma fino a qualche tempo fa appunto il chipset era il controller che dava le istruzioni, cioè tuttora è il controller che dà le istruzioni ad ogni parte della scheda madre, e quindi è una parte abbastanza delicata da scegliere, e dovete sceglierla appunto in base all'utilizzo che farete delle vostre componenti. Come ho detto, si sceglie ad esempio una piattaforma Extreme di Intel o Threadripper per AMD, perché un content creator che ha bisogno di molta potenza grafica, magari fa rendering 3D su Blender, magari deve renderizzare film che poi andranno al botteghino a guadagnare milioni di dollari, diciamo, in quel caso uno deve scegliere molto molto bene, deve ponderare molto molto bene quale tipo di chipset utilizzare, perché due schede grafiche possono fare la differenza rispetto a una in termini di rendering, in tempi di rendering, ecco. Un'altra cosa che io personalmente reputo molto importante su una scheda madre, appunto facendo video su YouTube, facendo streaming, è la quantità di connessioni che sono presenti sulla scheda madre. Non sto parlando di connessioni internet, sto parlando proprio di porte USB, sto parlando di pin a cui collegare le ventole, e magari, perché no, anche un chip audio. Allora, vi faccio vedere come esempio sempre la X570 Gaming Wi-Fi di MSI. Questa qui è una scheda madre che stava intorno ai 200 euro quando uscì. È una fascia di prezzo comunque abbastanza alta per una scheda madre, che appunto ha un chipset top di gamma e dovrebbe darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Ed effettivamente vi dà tutto ciò di cui avete bisogno se solo l'immagine caricasse, eccola qui. Però vediamo che ci sono tutte le porte, cioè abbiamo porte per collegare le ventole, porte per collegare strisce di LED, porte per collegare appunto il dissipatore, porte SATA, porte USB, e per 200 euro questo qui è un pacchetto più che completo, però la differenza, abbiamo anche poi ovviamente una connessione M.2 per i vostri SSD PCI Express Gen 4, ma la cosa che
a me serviva quando ho acquistato la scheda madre che ho in questo momento, è appunto una grande quantità di connessioni, perché in pratica io ci posso collegare fino a, se non sbaglio, a 7 o 8 ventole solo su questa scheda madre. E adesso vorrei farvi vedere anche la dotazione di porte USB, e appunto continuiamo a vedere la dotazione di porte M.2, cioè io posso collegare benissimo due SSD M.2 NVMe PCI Express Gen 4, io li posso collegare qui sotto e sono anche dissipati bene perché c'è uno shroud in metallo, cosa che qui manca, cioè c'è solo qui. E raga, perdonatemi, più la superficie dissipante è grande, meglio viene dissipato il calore, cioè una stanghetta, una mazzarella di queste non può assolutamente essere paragonata a un pezzo d'alluminio di questo, che oltretutto viene dissipato dalla ventola, quindi c'è anche uno studio ingegneristico. Poi c'è un LED che vi fa capire un codice errore, c'è un tasto d'accensione, qui potete settare la temperatura della CPU, cioè potete fare tante tante cose. Le connessioni, poi ci sono 6 porte SATA, ci sono 2 porte USB 3.0, guardate poi le porte USB sul retro. Guardate quante ne sono, 5, 10, 13, 14, 16 in pratica. Cioè avete la connessione Wi-Fi, avete il doppio LAN, connessioni jack, il bottone per il clear MOS, perché è importante pulire il clear MOS se il vostro overclock non è proprio stabilissimo, se dovete, non lo so, se avete impostato qualcosa male e comunque il processore fa le bizze. Diciamo, una scheda madre di fascia alta ha proprio tante tante cose in più, tante connessioni in più. C'è anche un chip audio migliore, che dovrebbe essere questo qui, rispetto a questo qui. Audio Boost era un chip che c'era anche sulle X370 e allora andava bene. Però ci sono anche schede madri che hanno un ingresso jack per le cuffie, come ad esempio la Godlike di MSI. Raga, perché schede madri MSI? Perché per me sono esteticamente molto molto belle. Io avrei potuto prendere questa scheda madre, sì, non l'ho presa perché le porte USB sul retro non sono abbastanza per quello che devo fare io, però come fase di alimentazione ci siamo, e come, voglio dire, qui c'è un'ottima dissipazione di questa di quest'area, di tutta la VRM. Quindi il PC, come ho detto, ha bisogno di una determinata scheda madre in base al proprio utilizzo, ecco. Un'altra cosa importante che mi rendo conto non è possibile per tutti provare è il peso della scheda madre, cioè perché da lì capite anche quanto una scheda madre sia resistente. Una scheda madre di fascia alta, che quindi può supportare processori a 16 core, che scaldano molto, perché, raga, un processore a 16 core, ad esempio, un 3950X di AMD, per quanto possa essere un buon processore per fare tutto quello che dovete fare, scalda parecchio quando si è in rendering, anche da molte ore, se non, e anche se si ha un buon dissipatore a liquido, attenzione. È importante quindi che la scheda madre sia decisamente più spessa rispetto alle schede madre di fascia bassa, perché le schede madre di fascia bassa, quindi che non sono fatte per ospitare dei processori così caldi, beh, col tempo possono effettivamente deformarsi. Non è una cosa del tutto nuova all'internet che un processore che scalda molto alla fine riesce piano piano a deformare il PCB. Ci vogliono anni, certo, e dovete pensare che è normale che se a una superficie applicate del calore, ci mettete poi il dissipatore a liquido che quindi va a stringere, e quindi c'è comunque della pressione nella parte posteriore, nella parte frontale della scheda madre, una micro piegatura potrebbe esserci, ecco. Un'altra cosa da considerare quando si compra una scheda madre è effettivamente che a una maggiore fascia di prezzo corrisponde anche una dotazione decisamente più ampia, più ricca e anche più piacevole da guardare per quanto riguarda gli accessori. Infatti, quando io ho acquistato questa X570, mi è stato consegnato, è uscito dalla scatola ovviamente, un expander card. Che cos'è questo? Questa è una periferica PCI Express al quale possono essere collegati
due SSD M.2 generazione 4 che vengono, e questa viene inserita praticamente nella stessa porta della scheda, nella scheda video, viene collegata poi a un cavo a 6 pin per l'alimentazione, e in pratica potrei effettivamente avere un disco di boot in RAID 0, così avere un PC velocissimo. Con questa scheda madre poi, ma questo anche sulla, su questa qua di fascia più bassa di MSI, ci sono le antenne Wi-Fi, c'è una dotazione di comunque adesivi bellini, cosine, crismi che fanno piacere, ecco, cose che sono per lo più estetiche. Ma come ho detto, se voi comprate una fascia, una scheda madre di fascia alta, vi aspettate effettivamente anche un contentino dalla, dalla casa produttrice. E ragazzi, fondamentalmente queste qui sono le cose che io guardo quando si tratta di acquistare una scheda madre. Il mio mantra rimane sempre lo stesso: il PC deve essere assemblato in base all'utilizzo che voi ne andrete a fare. Quindi è inutile prendere una scheda madre che costa 500 euro, se poi dovete metterci sopra un processore che ne costa 75. Lo potete fare, sì, se il socket lo permette, se il BIOS lo permette, sicuramente lo potete fare, ma non sfrutterete, diciamo, tutte le feature per cui avete pagato. Quindi nulla, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere quali sono i vostri criteri per la scelta di una scheda madre, e fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate del video. Sono estremamente curioso, e oltretutto fatemi sapere anche che tipo di scheda madre avete voi a casa, perché nel gruppo esclusivo Telegram che abbiamo per i sub del mio canale Viola, oggi ho posto proprio questa domanda: quante fasi di alimentazione ci sono sulla vostra scheda madre? Quindi ecco, sono estremamente curioso. Grazie mille per aver seguito il video, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella se volete rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G, e ci vediamo ad un prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G.